in all good international bookstores now. Allora, non c'è bisogno di presentare Rick e Clive, o c'è bisogno? Rick e Clive sono la storia della videomusica in Italia, quindi li incontriamo in questo momento un po' festoso perché è uscito un libro e noi vogliamo sapere di cosa c'è in questo. Fai vedere, Rick, è alto come la Divina Commedia. Fai vedere lo spessore. Forse più pesante. Pesa quasi 1,4 kg, però costa meno di tonno, quando non è scontato. Comunque ho trovato in tasca, questa è una cantante interessante, questa è Mercedes Ambrose, che era la prima porno star vergine. Andava sempre da Maurizio Costanzo. C'ho delle notizie per voi che state guardando. Maurizio Costanzo non è ancora morto. O forse sì. No, scusa. Raccontateci prima cosa, dove vi siete incontrati? Allora, quello è interessante, ci siamo incontrati, questo nel lontano anni 70. Eravamo ambidue alla stessa università, senza saperlo. Clive, per rotondare, perché non aveva nessun forma di borsa di studio, neanche io, e nessun neanche grant, si dice, no? Dai genitori come me, era anche... cittadinanza, che si chiama il suo studio statale, su studio Phil Collins. No, prima devi compilare una cosa come UB40. UB40 è anche il nome di un gruppo multietnico, you know. Comunque questo UB40, a parte del UB40, esatto. Hanno fatto un duetto con Chrissy Hynde dei Pretenders. Oh wow, in un bicchiere. That's fantastic, yeah. Cheers. Si vede and che siamo. To you and to Rock Nation. Questo per fantastic, yeah, Rock Nation, bravo Rock Nation. Oh. No, e allora Clive fu per un periodo manager di vari ristoranti nel Canterbury, dove Kent University. Traduco al volo, io ho fatto il magnaccio di vari signori. No, come sarebbe? Ti scherzo. No, sorry. E no. Comunque io, una sera, disperato da mangiare con due ragazze, arrivo, non riesco ovviamente a pagare il conto, perché esco della ristorante. Perché era con due ragazze, perché... No, era sì, ancora sì. Etero. No, era ancora etero. No, non entriamo dentro i particolari qui. Però esco velocemente dal ristorante cercando chiaramente di scappare nella macchina, scordando che la mia macchina piena di ruggini, che non aveva la possibilità di partire subito. Quindi questo dava la possibilità per lui di uscire dal ristorante con due grossi, credo egiziani che stavano lavorando nella coda. No, alloggiati. Si sente sul tetto della mia macchina, no? E scendi subito. Entriamo dentro, io dico, ammazza, qui sarà dura, e il proprietario del ristorante chiama la polizia, mi sono stufato assolutamente di questi studenti che vengono senza una lira e vogliono scappare senza pagare il conto. Non servivamo lo stufato in questo ristorante, era più bistro, sai, scusami. comunque, al di là dello stufato? Sì. Lui asino stufato. È persuaso da Clive di non chiamare la polizia e dici, no Clive, credo che lo conosco, fa spettacoli, cabaret, qualcosa, forse l'ho visto su all'università. Quindi sono riuscito di andare via senza pagare due settimane fa. Cosa dire, perché non ho chiamato la polizia, non ho spiegato, no. Io non sapevo che quando chiamo la polizia fosse gratuito la chiamata. No, fai 999 e allora non ho chiamato, no scherzo. Comunque Francesca, sì. And the wonderful Julia Lee dall'altra parte della presa. Io due Giulia. Settimane dopo, disparato, non sapendo non solo a pagare ma anche giusto a mangiare, mi presento allo stesso ristorante chiedendo un lavoro, ok? E c'è Clive e dici, senti, c'è questo problema che il proprietario ti l'ha visto scappare, non abbiamo chiamato la polizia ma la vedo un po'. Comunque
Va bene, dai, parti perché manca personale. Io comincio. Da solo. Arriva una sera, arriva no, un pomeriggio, un matrimonio. E i matrimoni in genere, a quanto pare, si fa solo una volta. È un momento importante della vita. E nessuno ha segnalato sul nostro libro di presentazioni una tavola, che ne so, di 23 persone. Allora Rick si trova davanti a 23 persone che si presentano all'ora di pranzo, quando lui era abituato a servire, non so, due. Sei riuscivo, due. Due. Però con 23 era diverso. Il posto era figo la sera, c'era la musica, era piena la sera. All'ora di pranzo non andava molto. E quindi lui entra nel ristorante, anche il proprietario, venendo mai cantando con quello che si chiama una spacla, una specie di... No. Una candela romana, sai, quelle cose lì che accendi, fanno c-c-c-c-c. Cantando a 23, in un ginocchio, cercando di fare un po' di cabaret per questi che sono sposati, dove non c'è stato nessun... Quindi lui è napoletano, ha salvato la situazione in extremis, e per me meritava un premio, cioè fantastico, perché faceva lo show, era come Al Jolson non ha fatto videoclip perché era già morto, però era la prima star dei film parlati. Silent. No, dei film, film con la musica, yeah. E lui era, non è molto, come si chiama, woke. Non è molto woke, non ancora è molto politicamente corretto, perché lui si vestiva di nero, o era nero, o forse era nero. Era nero, ma scusami. Tutto questo è leggermente irrilevante. Sì. Ma non importa. Comincio a lavorare in questo ristorante, facciamo amicizia e un favore va anche ripagato. In estate queste buone notizie lì, grazie. Allora, no, te le dico. Io sono ingaggiato per intrattenere un pubblico fantastico. Gli anziani. Gli anziani che non possono scappare o uscire dalla sala o il teatro dove sei, perché o è, you know, infermo, non so, la sedia a rotelle o whatever, o comunque manca la mobilità. Quindi c'è un pubblico garantito. E gli dava un nome, un po' come dire l'età d'oro di Shakespeare, The Golden Age. E quello che gestiva Rick e organizzava questo spettacolo era Social Activities for the Golden Age, attività saga sociale. Attività sociale per una certa età. Io allora dico, cavolo, ho bisogno di qualcuno di venire a fare cabaret, anzi forse due, però di sicuro uno. E suggerisco a Clive di venire su con me a fare un po' di cabaret per gli anziani, un po' di quiz anche, e canzoni chiaramente hit del loro epoca, che non è neanche la seconda guerra mondiale, ma la prima guerra mondiale. Vero, perché stiamo parlando di minatori, belle canzoni. Minatori con un polmone di ferro e la moglie, you know, con lo whatever. Non parlare, Rick, non parlare della seconda guerra mondiale, perché non ho mai capito, perché la Svezia non ha mai dichiarato guerra contro la Germania. Si sono capitolati, scusami, non c'entra nulla. Va bene. Se tu sei svedese, se tu sei svedese, mi capirai. Ok. Questo è particolare, ma come ho detto è acido buono. Allora, sto dicendo, comincia Rick and Clive, per gli anziani, come sarà anche stasera per gli anziani, credo. Sì. Quindi non è cambiato niente in 45 anni. No, sì. Più o meno, no? Partiamo lasciando finito l'università, per un'idea di arrivare in Australia, perché si sembrava fosse the future in Australia. Rick ha sempre raccontato da 40 anni che noi dovevamo andare in Australia. Noi in realtà avevamo solo un obiettivo quando siamo partiti dall'Inghilterra, che era andare a fare gli stessi spettacoli a Rebibbia. Guarda caso, stasera siamo alle murate, che una volta richiudeva, la gente rimaneva più a lungo nelle murate rispetto a stasera. È uguale Rebibbia. It's true. Abbiamo anche fatto Rebibbia. Allora andiamo a fare un spettacolo in Rebibbia. Yeah.
nella sezione ergastolani. Per che, un sacco di ragazzi di nostra età, ma coetani, per preparare il nostro futuro, che erano ex brigatisti. Per preparare il nostro futuro. Sì, anche. E alla fine Rick ha una visita, ora saltata da pane in frasca, come si dice, da il fatto è che Rick ha avuto una visita non molto gradita della Digos. E come si dice a Luca, Digos boia. Comunque, della Digos in casa sua. Per il fatto che noi facevamo spettacli nelle a Solliciano e Rebibbia. Tutto vero, tutto vero questo. Passando messaggi tra i terroristi. Almeno questa era quella che loro avevano capito, che non c'entra un tubo. Non però, c'entrava un tubo. Questi anni, metà anni 80. Comunque, just per rewind. Partiamo da Dover, 78, settembre. Partiamo, metà Australia. Ma non arriviamo in Australia. Sapete perché? Perché parcheggiando a Milano, fuori dalla stazione centrale, per solo 20 minuti, ci hanno svuotato la macchina totalmente. E voglio just dire questo perché probabilmente vogliono sentire altre storie dagli anni 80. Noi, 5 anni dopo, abbiamo ringraziato il ladro in diretta sul TV, una cosa che non avevo mai immaginato o sognato da fare. In Italia, della stessa epoca, noi scappavamo senza pagare il conto ai ristoranti. E c'era un ristorante a Firenze. Forse quello è mio. No, no, quello è mio, è piccante. Ah, right, è piccante. Allora, qual è? Questo è un tipico allora, piatto. Allora frego quella tipico, di lui laggiù che non sa, non sta guardando. Inglese, yeah, right. Si chiama yeah. Bacon and Eggs. Saltiamo, passiamo fast forward. Voglio vedere come è successo che noi siamo scelti per condurre video music. Ok? Inizio 84, stiamo facendo un corso di inglese. Clive. Right? E quattro zampi su una tavola con la bocca aperta e io sto infilando a quel momento nella bocca. Una rotola di carta igienica dentro nella bocca, la bocca sì. Dicendo what is he eating? He is eating toilet paper. Quindi stavi no, stasera di cosa, stavi per cercando. Rock Nation però uguale, and I'm going to say, what is he eating? Aspetta, perché se no va sul camicia bianca. Sì. All right, what is he eating? He is eating bacon and eggs. Bacon and eggs. English food. A questo punto, dall'altra parte del vetro, nella regia, c'è un personaggio che si chiama Ciro D'Amico. Insieme a un altro signore da LA, Los Angeles, hanno visto in America la nascita di un canale che si chiama MTV in 81 e l'idea è di iniziare la stessa cosa tre anni dopo in Europa. Scelgono l'Italia, essendo due italiani di origini, ma un po' italo-americani ormai, perché hanno vissuto tanti anni in the States. E decidono di scegliere quei due matti che stanno uno infilando toilet paper nella bocca dell'altro, sono perfetti per lanciare una emittente di musica 24 su 24. Scusami, Rick, questo posso, è l'inizio. Posso interrompere? Yeah, sure. Che è passato un po' di tempo. Yeah. È morto Maurizio Costanzo nel frattempo? No! No, lui non muore mai, man. Lui campa più della regina. Noi abbiamo perso, no? La regina che si pensava era eterno, ma Maurizio la batte. Allora, aspetta un attimo. Un altro protagonista degli anni Ottanta si chiama Silvio. Si chiama Silvio, Silvio Berlusconi. Ah. E lui è riuscito a farsi dare gratis tutti i canali perché lui aveva la pubblicità. Quindi Berlusconi gli ha dato, che ne so, Italia 1, quegli altri hanno dato, no, hanno dato, sì, Italia 1, e Rete 4 le hanno dato, quelle, e Silvio ha portato la cultura americana in Italia. A dire la verità, noi siamo stati anche a fare un provino per una trasmissione che si chiamava Drive-In, prima di Video Music, e da
questo personaggio Ricci ci ha portato a dire: voglio presentarvi il boss. Allora io e Clive entriamo dentro un ufficio dove c'è questo piccolo personaggio già cominciando un po' di calvizio come noi, che si chiama, guarda caso, Silvio Berlusconi. Sediamo davanti a Silvio per un quarto d'ora. Silvio ha una kind of, un telefono così sotto la coda, un altro lì, ci ignora completamente fino a un certo punto. E dico a Clive: ma che cazzo stiamo a fare qui dentro? This is fucking useless. But abbiamo deciso di scegliere non driving Silvio and Antonella Ricci. Ecco perché stiamo mangiando pizza. Antonio, e ancora ci abbiamo il fido da pagare in banca. Abbiamo scelto Video Music. That's e it. Quindi la storia triste che non sappiamo, non abbiamo tastato il seno di Tini Cassano o Lori del Santo. Lori del Santo quasi. Ah sì? Non lo dire queste cose, Rick. Sto cercando di essere deprivato, che mi mancano esperienze. Invece è come un materasso memory. Ma cosa facevate lassù in cima alla montagna del Ciocco? Perché non è solo sperduta anche in cima alla montagna. Fuori dal tempo di Video Music, cosa facevi con Clive? Io in particolare, Rick abitava principalmente a Lucca, poi tra Lucca e Roma. Io invece abitavo lassù, quindi andavo a caccia di funghi. Quello era buono. L'hai mai trovato? No, perché no, perché i miei vicini erano fanatici di cacciare i cinghiali, ma io i cinghiali non è il mio gusto. Quindi, però i funghi sì, e mi ha promesso sempre di andare a cercare i funghi. E la cosa più buffa è che io, anche se abitavo a Bago, passavo più tempo a Firenze, perché dovevo trovare a tutti i costi qualcuno che sapeva tradurre da italiano in russo. Io non sapevo che tutti i pecorai, i pastori della Garfagnana, avevano sposato russi come Alberto Sordi in un film dove lui sposa uno in Australia. Non so se vi ricordate questo film. Ma io sono nato sul mare, Rick pure. Rick è nato vicino a Liverpool, io vicino a Dover, a Hastings. Quindi quando stai in montagna soffri se non vedi il mare ogni tanto. Quindi io scendevo ogni giovedì sera, almeno il venerdì sera scendevo in Versilia, andare a qualche locale. Lago Massasciucari? No, andavo in Darsena a Viareggio, a un locale dove si suonava dal vivo, che si chiama il Corsaro Nero Rosso, che poi è stato bruciato dalla mafia. Oh, mafia Camorra, chiamalo come vuoi. Allora, tutto il resto, la storia di Video Music, la troviamo nel libro. Eccolo qua. Tutto quello che viene dopo, volete fare un fast forward rispetto a quello che ci hanno detto Rick e Clive, è tutto qua. Ci sono racconti dentro, che aneddoti vari che ci hanno successo sia con artisti chiaramente stranieri e anche chiaramente, you know, italiani. Uno che penso che possiamo chiudere con questo, che era molto simpatico, è... tanti guardando si ricorderanno ovviamente gli anni d'oro, gli anni 80 anche di Vasco e la sua prima band con Massimo Riva. Massimo Riva, Solieri, Massimino come lo chiamava. Massimino è diventato una specie di amico di Rick and Clive, anche un po' Vasco. Abbiamo passato varie serate insieme. E in un'occasione Massimino ha organizzato ad Parco Nord a Bologna Rick and Clive live, di presentare video. Dovete capire che vedere il video su uno schermo gigante metà anni 80 era, sembrava di essere, no, una cosa fantastica. Quindi c'erano 2-3 mila persone presenti al Parco Nord e l'accordo è che dovevamo chiudere lo spettacolo a mezzanotte. Ora io e Clive, come si vede anche stasera, non abbiamo mai fatto le prove, mai scritto una copione in vita nostra, non sappiamo una scaletta, nulla, suona tutto a braccio libero. So, noi decidiamo che facciamo, mettiamo le parrucche, cose, eccetera, ci travestiamo delle beniamine del momento, quindi Duran Duran, Spandau, Wham o whatever. Passiamo alla barca così, davanti il video fino a che arriviamo a mezzanotte, ma arriva a mezzanotte e siamo sempre lì a fare i travestimenti, a fare il video e c'è sempre 2-3 mila persone nel Parco Nord.
A un certo punto, Clive, che è sotto palco, cambiandosi e preparandosi per risalire, in minigonna, tacchi alto e parrucca perfettamente uguale a Tina Turner, ok? Invece... I'm Tina Turner, you're watching video music... Sorry, scusami, sì. Faceva proprio così Tina quando l'abbiamo intervistato, infatti. Invece monta sul palco un poliziotto indiviso, arriva, ma io guardando il poliziotto penso, ma faccio una battuta intanto. Allora dico, ehi ragazzi, a tutti 2-3 mila persone, guarda, Klaus si è travestito anche il poliziotto, è fantastico. Chiaramente questo chiappa e copre il microfono e dice a me dentro l'orecchio, ok amico mio, vuoi scherzare con la polizia di Stato? Te la faccio ridere io. E mi porta via dal palco, giù sotto palco, e insieme a un altro poliziotto prendi Clive, sempre vestito da Tina Turner, e ci mette dietro, nel sedile dietro del volante, portandoci subito alla questura a Bologna. Poi ci hanno messo in cella e dentro la cella alle 3 di mattina ci hanno già minacciato con la foglia di via il giorno dopo. Voi rimpatriate in Inghilterra di sicuro, perché loro nel volante ci hanno parlato di uno sketch. Il poliziotto ci ha accusato di aver preso in giro la polizia di Stato, perché io ero vestito, credevo, con i mezzi che avevamo a disponibilità al gioco, al video music, di sembrare un dittatore stile Pinochet, right? E volevo torturare Clive, che avevo il suo piede nudo in una mano. E il suo hobby preferito, right? Torturare Clive. E volevo torturare la cosa dicendo, qual è il titolo della prossima video? Parli. Capito? Questo pensavo, tu pensi che la polizia di Stato italiana torturano i ragazzi e la coda? No, no, volevamo fare Pinochet, non è che... E comunque era impossibile farlo ascoltare. Dentro cella, 3 di mattina, arrivano, ci aprono. Avete un sedere incredibile, siete liberi. Cavolo, ma è incredibile. Allora, che è successo? È venuto uno che conosciamo bene a firmare per voi. Praticamente Massimino ha telefonato a Vasco, ha fatto alzare dal letto. Vasco è venuto giù con la macchina, ci ha caricato in macchina, io e Tina Turner, Clive sempre vestito di Tina, e andiamo in un locale alle 3 di mattina a Bologna a celebrare la libertà. Bene, vi ringraziamo. Potremmo stare tutta la sera qui a sentire le vostre. We are open day and night. We are open 24 hours a day. L'ultimissimissima cosa, dove possiamo trovare il vostro libro? Oltre che alle presentazioni che fate in giro. Di Clive, c'è un bel po' di scatoli ed è ad ottimo prezzo se vai lassù. Se no, amazon.it e si trova lì, facilissimo. C'è sempre copie disponibili, giusto? Perché vendono come hot cakes. Hot cakes, questa è una frase in inglese, to sell like hot cakes, vendere velocemente. Come le torte calde che escono fuori dal forno. Come l'ultima biografia di Liz Truss, l'ex primo ministro inglese, hanno fatto un libro per dire una storia del successo in poco tempo. Yes. È già... Sì, non è arrivato neanche alla stampa. But anyway, va bene. E ora vediamo con Rishi. Rishi, paese, wonderful Rishi. Anche Rishi. Ogni paese ha il suo Bruno Vespa che scrivono i libri del momento, no? Perché non scrivi un libro anche te, Rick? No, volevo sapere se Maurizio è morto ora. Perché abbiamo chiesto all'inizio. A metà. Maurizio Costanzo ci dicono ancora in vita. Silvio Berlusconi è ancora in vita. E Costanzo avrà scritto un paio di libri durante questa intervista. Ti giuro. Siamo Maurizio. Certo. Anche tutti i nostri ex colleghi di Video Music, che grazie a Dio sono rimasti quasi tutti
vivi. Thank you very much, Francesco. Thank you very much, Giulio. Thank you very much, Rock Nation. E chiaramente. No, comunque ti posso dire una parola seria. Se non ci fosse la musica, e la musica in questo caso rock, pop, chiamalo, chiamatela come volete, non saremmo da nessuna parte, ma non noi, chiunque. Quindi grazie. Rock on.